I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. Pizzeria da Paquito, vero? Mamma mia, date qua, arancini, frittatine e croquet. Vai Paquito, rallo in faccia. C'è anche pupi, mamma mia, che specialità. Ecco, te lo va via adesso. Andate qua. Questa è una buonissima frittatina, piena di provola filante. E che specialità, guardate, wow, light proprio. E vabbè, buon appetito. Come? Die. Mamma mia, che pizza ci ha fatto Paquito, ci ha fatto una pizza speciale. Dobbiamo fare il video su YouTube, eh? È troppo bella. Pizza Cianfotta by Paquito. La ricetta sul nostro secondo canale, vero? Sì, sì. È integrale, Paquito? Sì, buona, healthy quindi, integrale. Ottimo. Lievito madre. Molto invitante. Mamma mia, troppo invitante. Ora sembra la focaccia. È troppo bella, una bella focaccia. Mamma mia, yummy. Dai, fatti grandi. Aiuto ragazze, qua mi hanno messo all'ingrasso, cioè io sto ancora finendo le cose qua fritte e mi hanno dato una porzione di pizza che non lo so, è enorme. Oh mio Dio, ma poi è alta, è buonissima. Ma viva la dieta, dai. Com'è? Buonissima. Com'è, dai? Ottimo. Un cane che si siede sulla sedia. Pupi, vieni. Pupi, buongiorno ragazze, benvenute a questo nuovo vlog. Ma che bello questo cappello, non è mio. Amore, ti piace questo cappello? Siamo venuti di nuovo qui a trovare mia mamma e ieri abbiamo fatto una grandissima mangiata. Vado, allora Paquito ci ha fatto una super pizza casareccia fatta in casa. Poi abbiamo mangiato anche dei fritti e non vi nascondo che ho avuto anche un po' di mal di pancia, ragazze. Ecco la mia mamma che è tornata. E in pratica erano arancini, frittatine, crocchè, però non sono abituata tanto ai fritti, quindi adesso mi sento un po' gonfia e soprattutto un mal di pancia. E poi abbiamo mangiato anche prosciutto, mozzarella, altre cose, vabbè, comunque ci stavamo preparando a questa grande cena da una settimana, non vedevamo l'ora. Abbiamo chiuso il negozio ieri che era sabato e siamo partiti, poi abbiamo dormito qua, adesso siamo domenica qua e poi stasera ripartiamo perché ci aspetta l'ultima settimana in negozio, perché ancora lavoriamo tutta la settimana e dopodiché il 12 agosto sabato sarà l'ultimo giorno, quindi dal 13 al 27 agosto saremo chiusi al negozio e andremo a fare una meravigliosa vacanza, ragazze. Io non vedo l'ora, non posso dirvi nulla, però per scaramanzia è stata una cosa all'ultimo minuto, cioè non dovevamo andare in vacanza perché comunque non abbiamo avuto neanche il tempo con la cosa del negozio, né il tempo né insomma le possibilità di poter organizzare questa vacanza. Comunque alla fine probabilmente faremo una settimana praticamente in paradiso. Vabbè, comunque vedrete tutto nei vlog sicuramente, se avverrà, incrociamo le dita. E quindi sono felicissima e poi riapriremo il 28 agosto riapriremo il negozio e ci saranno grandi novità, vi dico solo queste. Ci saranno grandi novità sia al negozio e vi faremo sapere la data del sito, quindi il sito è imminente, a brevissimo, quindi io sono proprio eccitata da tutte queste novità. Adesso vi faccio vedere come facciamo colazione. C'è anche Pupi, eh? Ci sono i miei cani e porto sempre con me anche la mia pupina. Sto bene con questo cappello? No. So che mi viene. Oh, mi viene. Si mette così.
Che meravigliosa colazione, ragazze, c'è qua. E i fichi, che io personalmente adoro, sono troppo buoni. Io li mangio sul pane, mi piace tantissimo sulle fette biscottate. Adesso ho sia le fette biscottate che le gallette, quindi farò questa merenda. E poi lo yogurt con i cereali. Io mi sto trovando tantissimo bene a mangiare cereali di Fitvia, che è sempre Fitti, perché c'è stato il passaggio da Fitti a Fitvia. E ha messo questi cereali, guardate qua, c'è questa busta di Superfruit. Praticamente sta finendo, perché li mangio ogni giorno, mi piacciono tantissimo. Sono cereali con fiocchi d'avena e pezzetti di frutta, sono buonissimi e mi aiutano tantissimo a regolare l'intestino, andare di corpo, mantenere la pancia piatta. Quindi poi mi saziano tantissimo quando faccio colazione con questi. Li metto nel latte di riso o nello yogurt greco, appunto. E adesso mi vado a preparare anche la tisana, sempre Superfruit, perché così mi voglio un poco disintossicare dalle quelle cose fritte. Il mio rimedio quando mi sento gonfia, ho mangiato molto, così mi faccio sempre una tisana di Fitti, e appunto Fitvia, e così me la porto anche adesso in spiaggia, così con questo, troppo carino, ce lo metto dentro e così me lo sorseggio tutta la mattinata e si sgonfia tutta la pancia, evviva. Comunque, per le cose Fitvia, andate sul sito Fitvia e potete usufruire sempre del mio codice sconto Carlita10. Quindi se mettete il mio codice sconto Carlita10 avrete 10% di sconto su tutto, quindi potete prendere sia i cereali sia le tisane, qualsiasi cosa, anche queste qua, le bottiglie, tutto. Poi volevo dire anche un'altra cosa, questa qua che ha comprato mia mamma al supermercato, e praticamente io non l'avevo mai vista. Sono le bustine monodose di dolcificante ipocalorico stevia, appunto da usare magari una cosa più naturale invece del dietro, quindi per dolcificare anche il caffè oppure le tisane stesse. Invece di usare il dietro questo qua, cosa ne pensate? Sicuramente un'alternativa più naturale, poi anche senza glutine, perché è allergico al glutine. Comunque vi farò sapere come sono queste qua che ha comprato mia mamma al supermercato. Del cinetto qua, guardate la finezza, riprende il pantaloncino di jeans e le scarpe. Io metto sempre questo, adoro il cappello, lo metto, no, oh, ma non lo smette, oh, oh mio Dio, mantieni un attimo, ecco, sì, lo metto. Ma questa non è? Ah? Sì. Sì? Mi piace? Vabbè. Che bello. Ragazzi, piace il mio outfit da teenager? Ah, come sei figo. Guarda qua. Ma dove vai? Alle Hawaii? Wow, ma c'è pure il colore delle ciabatte abbinato al pantalone. Mamma. Oh, no, la figaggine. Pupi, che ne pensi? Andiamo, andiamo, la mia borsa mare è bellissima, vero amore? Vola Pupi, si rilassa lei così, è vero? Mi sente una principessa. Eccolo qua ragazze, Fitti sempre con me. Questo galleggia anche a mare, invece di bermi cose zuccherose bevo Fitti e mi purifico. Vorrei anche un po' abbronzare. Che state facendo? Ecco, ecco. La protezione ovviamente by Carlita Shop. Te la metto. Allora, praticamente ci siamo fermati a tipo un fruttivendolo, dovevo prendere solo l'anguria.
ho comprato tanta di quella roba perché teneva della frutta e verdura buonissima. Mi piace tantissimo questa frutta e verdura tipica di questi posti di campagna, perché è più genuina. Vuoi vedere cosa ho comprato, Paghito? Allora, ho preso l'anguriona, guarda com'è bella, è rossa rossa, questa pesa 6 kg, è bellissima. Poi ho preso, vabbè, questo è basilico perché me l'ha regalato, è troppo bello e profuma tantissimo. Sono praticamente... Questi sono i pomodori di sorrento. Questi sono troppo belli, questi pomodori. Sì, si chiamano azzizzivac. Azzizzivac, dice Paghito. Guardate, sono troppo belli questi pomodori così. Ma mi è tornata. Comunque questi pomodori sono bellissimi. Paghito, tutta la frutta e la verdura era tutta così marrone, un po' ammaccata, che vuol dire che è naturale e bio, non ci mettono le cose sopra, Guarda com'è bella. Poi questi pomodorini ho preso, troppo belli. Poi questi limoni, guarda, sono tutti sporchi, fatti così proprio. Sono belli, eh? E poi guarda cosa ti ho comprato a te. Te l'ho regalati a te. Tada, scialatielli. Ti piacciono? Tu mangi sempre scialatielli, ti ho presi l'acqua marina, sono tipici del posto. Sei contento? Sì, mio. E mo cosa si stai cucinando? Linguine con frutti di mare. Wow! No, no, frutti di mare. No, con calamari e gambe. Calamari e gambe ripresi dalla barca. Wow. Comunque, Paghito, ti volevo dire questa cosa. Ma hai visto l'ultimo video, la diretta che ha fatto tua sorella? Tua sorella, tua figlia. Ha fatto un video su YouTube che poi è una diretta, poi se lo volete vedere andatelo a vedere perché l'ha caricato anche come video. E come era intitolato? Come si chiamava? Mi sposo e avrò un bambino. Cioè io diventerò zia e tu nonno. Diventerai nonno. Bisnonno. Come bisnonno? Bisnonno. No, diventerai nonno. Quindi praticamente, no, io devo dire la verità, quando ho visto quel video mi sono un po' emozionata quando lei ha detto Carlita diventerà zia, cioè anche se non era vero, però non lo so, mi sono emozionata. Non lo so, mi ha fatto emozionare. Avrò un bambino cioccolatino, che bello. Poi e mia sorella io me lo mangio a mo, hai capito quanto viene bello il bambino di mia sorella e mio cognato? Comunque la cosa bella è che io e mia sorella ci stottiamo sempre su questa cosa, che entrambe vorremmo un bambino, però non nostro, ma vorremmo fare le zie. Allora io dico vicino a lei, fallo tu bambino, lei dice no, fallo prima tu. Quindi alla fine non si sa chi la spunterà. Comunque, Paghito, tu vuoi diventare nonno? Paghito, che dici tu? Vi dovete muovere. Perché? Perché tu vuoi diventare nonno? Bellino. E tu che dici? Facciamo diventare nonno? Non lo so. Ancora più vecchio, boh. No, nonno, sempre uguale, con un bimbo. Ok, con i nipoti cambia l'età. Ci vorrebbe un nipotino di tua figlia, l'altra però. Io zia e tu nonno. No, hai tutte figlie. Di tutte figlie, vai, facciamo tutti figli. Visto come è genuina e bella questa verdura? Sì. Ti salta agli occhi. Adesso sai che faccio? Mi mangio un pomodorino. Che bel sughetto ha fatto Paghito. Cosa sono questi? Gamberi e calamari, vero? Con pomodorino. Freschi e questi barca, freschi di barca. E poi gamberi, questi qua per non farli fritti, li ha fatti pastellati al forno. Adesso vi facciamo vedere il risultato. Paghito è riposo. Nel forno guardi che c'è. Nel forno cosa c'è? Cos'è? Ah, il pesce. Amore, è iniziato il tuo relax. Sì. Ti pago per riposarti? Sì. Io ti pago anche le domeniche. Mamma, tu mi dici cosa sei? H24. Le prendili. Cioè, mi pare solo tu che appaio. Con queste ciabatte qua. Mi pare solo tu che appaio. Va bene, ragazze. Avete visto com'è dolce e gentile? Non sì. È tutto oro quel che luccica. No, la faccio per voi. Poi, se dico qualcosa di te, non lo trattare male. Lascialo stare. Giusto, ragazzi, io lo faccio per voi. Fammi vedere questi capelli come te li hai fatti. Abbassa la capa. Una linea qua. Che cosa hanno senso questi capelli? Amore? Ragazzi, mi sto facendo una critica. Ma è bello pupi, che c'è? Non ti capisco. Cosa vuoi dire? Qualcosa? Si vuole rilassare. Si vuole anche rilassare. Relax. Guarda, infatti, guarda, è vero, amore, si rilassa. Come si è messo? Ah, che bel giardino abbiamo qua. Siamo freschi, visti, la tavola è pronta e adesso mangiamo. Adesso Carlita zappa la terra.
E io solo quello ci manca, amore. Veramente lavoro H24, solo la tele devo fare. Sughetto magnificioso ha preparato Paquito. Mamma mia. Bellissimo. Sono cameretto. Paquito alle prese con Instagram, seguitelo su Instagram, Paquito Piccant, è vero? Yes. E questo pesce ce lo vuoi descrivere che cos'è? Questo è un gronco. È un gronco? Affetto, io non l'avevo mai sentito. Era un gronco gigantesco. Era enorme. Era 1,80 m. E tu l'hai tagliato? Più alto di me. Bellissimo, gamberi pastellati. I gamberi pastellati. Insalata, no vabbè, ma sto pesce troppo invitato. E Rosy ha fatto l'insalatina mista. E Rosy ha fatto l'insalatina. E perché ridi? Tu sei re. E tu hai fatto l'insalatina, tanto. L'insalatina mista che è la cosa più buona. Eh certo. E di casa di calcio fatto, giungi. Allora, assaggia, vedi com'è. No, è tutto bello, è carnoso questo pesce. Com'è? Pieno di spina. Veramente. No, allora. Io lo vedo, a me mi sembra il baccalà. Qua no. È bello, invitante. Vabbè, buon appetito. Grazie. Buon appetito. Qua ci sono i miei cagnolini, pupi. Molli, fresca fresca. Non abbandonate gli animali e portateli con voi in vacanza. Importantissimo. Comunque ragazzi, questo pesce è molto buono. È morbido, è soffice. Buonissimo. Buongiorno ragazze, oggi è il giorno dopo, praticamente ieri ho avuto un mal di pancia, infatti mi sono preparata una tisana rilassante, mi vado ad andare a dormire, vabbè comunque sono esaltatissima oggi, mi devo muovere tra l'altro perché devo andare in negozio, quindi farò una colazione a volo e oggi inizia l'ultima settimana al negozio perché il 12, sabato 12 sarà l'ultimo giorno e poi chiudiamo e riapriamo il 28, quindi sono felicissima di incontrarvi, sto mattina e pomeriggio sempre, tutta la settimana in negozio con gli ultimi saldi, comunque ci saranno anche delle novità bellissime. Comunque sono troppo esaltata dai miei capelli, infatti ve l'ho scritto anche nelle IG story ieri che praticamente ho utilizzato un fluido per capelli ricci che ho al negozio, ma è troppo figo ragazzi, cioè, considerate che allora beh, parte che ci ho dormito sopra, si sono un po' rovinati e poi adesso in questa casa fa caldissimo, ci saranno 20.000 gradi, io sono in pigiama, non mi sono neanche la... Comunque lasciamo stare. Comunque sto sudando, quindi il sudore, il caldo li sta facendo un po' ingrifare. Però guardate, sono venuti troppo belli. Cioè, io praticamente che ho fatto? Ho messo questo fluido sui capelli e non li ho neanche asciugati. Cioè, l'ho semplicemente messo così alla carlita, così, sui capelli bagnati. E poi sono stata tutto il tempo così, perché dato che faceva caldo, comunque stavamo fuori là a casa in terrazzo, l'ho lasciata asciugare al sole, all'aria, ma mi sono venuta dei ricci, cioè vi giuro, io quando non ci metto nulla sui miei capelli non vengono così, vengono informi, invece sono venuti tutti dei ricciolini molto molto carini e anche il profumo è molto buono. Comunque questo fluido mi sta stupendo tantissimo, è una cosa per capelli ricci e mossi che mi sta stupendo tantissimo, vengono proprio bene ragazzi. Comunque fa caldo, quindi un po' li legherò. Comunque, mi sono preparata anche una meravigliosa colazione. Allora, praticamente, poiché in questi giorni ho mangiato tantissimo, guardate come sudo. Comunque, mi sono fatta una cosa super detox, perché... Oddio, c'avevo la bocca sporca di cioccolato. Comunque, ho preparato, già mi sono fatta la mia tisana tropical, sempre di Fitti, che è una delle mie preferite d'estate, bella fredda, eh? Io la preparo fredda, cioè ci metto questo dentro nell'acqua fredda, è fatto. E poi sempre i tropical muesli, e poi i cereali
Tropical, sempre di Fittivia, e li ho messi qua dentro, cioè ci ho messo la base di yogurt con la marmellata, zero calorie questa che compro al supermercato, poi ci ho messo la mia cremina al cacao che vi fece il video sul mio secondo canale YouTube, pezzetti di mela e questi qua sono i cereali che sono buonissimi questi ragazze, con pezzetti di cocco, di mela, di ananas, fragole, comunque adesso poi mischio e mangio tutto, yummy, questa è fresca, leggera, detox e purificante se avete da buffare come me. Comunque usate sempre il mio codice sconto qualità10 sul sito Fitvia, così risparmiate quando comprate queste cose. La mela con la cremina al cioccolato, oh mio dio.